professore d'Episcopo, a Praia per una bella iniziativa culturale di un sodalizio che davvero sta facendo un percorso importante a livello culturale come l'Uniter. Sì, è per me una grande soddisfazione partecipare ogni anno a questo ciclo di lezioni sulla letteratura meridionale e in particolare calabrese, perché sono molto legato alla Calabria. Tra l'altro sono anche cittadino onorario di Praia a Mare, quindi per me è un'occasione per incontrare il mio sud e settimanalmente dalla mia Salerno, la città nella quale abito, mi sposto a Praia per poter avere questo splendido incontro con una età che non tramonta mai, perché la cultura, lo sappiamo, ha forti capacità ringiovanitive, ecco, termine che forse non esiste, ma che coniamo in questa occasione. Un neologismo. Probabile, e quindi è un incontro ormai intenso, cordiale, affettuoso, come capita sempre dalle nostre parti, dove in genere anche la cultura si addomestica, nel senso che acquista un valore familiare. Io sono, ripeto, molto lieto di tenere queste mie lezioni fortemente conversative, anche questo è un termine un po' particolare, perché la cultura deve comunicare curiosità e possibilmente felicità, perché poi, diciamo, in questa strana età che viene definita, ma che in realtà io non voglio definire, perché forse la vita non ha età, come del resto la cultura non ha età, ecco, abbiamo la possibilità di poterci incontrare, confrontare, e devo dire che i risultati sono estremamente positivi, perché, come diceva Poliziano, questo grande umanista, l'aspetto più interessante della cultura è quello di generare curiosità. Ecco, io sono uno dei pochi professori universitari, ecco, ai cui esami qualche studente ha portato qualche libro in più. È quasi un miracolo, ma perché? Perché durante le mie lezioni evidentemente era nata una morbosa curiosità per qualche autore, per qualche opera. Ecco, allora subito lo studente è corso, ripeto, è abbastanza raro e miracoloso, in libreria ad acquistare il libro di questo strano e sconosciuto autore. E sta accadendo la stessa cosa anche qui, perché, ecco, diciamo, le mie giovani studentesse in genere hanno questo rapporto poi con la libreria, quindi insomma poi abbiamo l'occasione di confrontarci, insomma, di parlare, e spesso non è necessario essere professori, ma essere buoni lettori, avere un fiuto, dico io sempre, anche per noi professori, animale, no? Che ci aiuta qualche volta a capire anche oltre quello che si dice, per potersi poi intendere, ripeto, confrontare e qualche volta anche avere pareri profondamente diversi. Quindi anche una forma di arricchimento, come sempre accade per chi esercita questa straordinaria professione di professore, ecco, di arricchire, ma anche di arricchirsi, insomma, e quindi di portare sempre con sé un messaggio che io in genere poi consegno anche ai miei vari scritti, ecco, quindi noi assorbiamo, ecco, tutta questa realtà e poi la trasfondiamo in quello che diciamo e in quello che soprattutto scriviamo. È anche un'occasione poi per confrontarci con realtà appunto come la sua, che io ringrazio, perché è importante che il Sud si riconosca, insomma, riconosca la sua identità e soprattutto la valorizzi, perché forse uno dei nostri principali difetti è un'eccessiva esterofilia nei confronti degli altri. Noi dobbiamo valorizzare soprattutto noi stessi, insomma, la nostra natura, la nostra cultura, perché solo così riusciremo a fronteggiare le sfide del futuro. L'ascolteremo davvero volentieri, ascolteremo anche il professor Esposito, che sappiamo quanto piacere ha nell'averla, sì, qui a Praia. Sì, è così, si è stabilita, ripeto, ormai da diversi anni questa collaborazione. Il professor Esposito è una mente illuminata del nostro Sud, ha tanto fatto con estrema, direi, discrezione, no? Ecco, nel suo lavoro, quindi è veramente un piacere collaborare con lui, anzi oggi invertiamo un po' le parti, perché in genere è lui che presenta me, mentre questa volta sarò io a presentare lui, perché a lui si deve questa bella e ampia
e articolata introduzione, insomma, a questo, possiamo chiamarlo, elogio della pace, insomma, di Erasmo da Rotterdam, questo grandissimo umanista del Cinquecento che è di un'attualità assolutamente sconvolgente. Ti ascolteremo con piacere. Grazie, grazie a voi. Assessore, oggi è un pomeriggio significativo perché vi sono due menti eccelse, menti illuminate che sicuramente daranno tanta conoscenza, tanta sapienza all'Uniter. Senz'altro, quella di stasera è un appuntamento importante perché c'è la presentazione del libro del professore D'Episcopo, professore che si è tanto prodigato affinché la nostra università sia sempre all'avanguardia e sempre sotto i migliori auspici. Noi promuoviamo queste iniziative, l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco anche Antonio Pratico, è sempre vicino a tutto quello che è iniziativa culturale, perché abbiamo investito e investiremo molto nella cultura, perché noi crediamo nella cultura come crescita e come benessere di tutta la cittadina. L'altro assessore, abbiamo notato le persone sono arrivate, diciamolo, siamo nel primo pomeriggio, no? Di solito ci sono orari più comodi, più scomodi, questo magari forse anche un orario un po' complicato, eppure tante persone qui stasera. Allora, quando c'è un appuntamento importante l'orario non viene preso in considerazione. Certo, sarebbe stato auspicabile avere un orario più comodo e più tardo, però per motivi logistici anche di trasporto del professore non potevamo fare diversamente, quindi abbiamo optato per un orario, diciamo, nel primo pomeriggio. E ciò non toglie che laddove c'è una cosa bella da vedere, una cosa che comunque è arricchimento culturale, spirituale, e la gente si muove. Grazie, grazie. Professore Esposito, l'ultimo pomeriggio di quest'anno ovviamente, e sappiamo, conosciamo l'impegno, ecco, per questa istituzione culturale che trasmette dal basso cultura, e questo è un elemento importante. Sì, è un elemento importante che grazie agli amministratori di questo paese ha una vita ormai che dura dal 1997. In tante altre parti della Calabria sono nate delle università della terza età che sono morte sul nascere, mentre questa ha superato i 20 anni, e speriamo che vada sempre meglio. È una iniziativa che in fondo realizza quello che è un desiderio della terza età, che è quello appunto di apprendere con disinteresse, mentre a scuola si studia per avere un diploma, qua invece si studia o si ascoltano lezioni con disinteresse, proprio per il piacere di apprendere. D'altro, dicevamo, notiamo davvero tanta partecipazione, e poi oltre alla sua persona che conosciamo e che apprezziamo, anche il professor D'Episcopo, che davvero è un eccellente scrittore, uomo di cultura, ed ha anche la cittadinanza onoraria di Praia. Sì, il professore D'Episcopo è con noi da oltre 5 anni, è una presenza importante per noi perché è veramente una delle prime voci della letteratura meridionale, e sta facendo dei corsi incentrati quasi tutti sulla letteratura meridionale, specialmente per quegli scrittori che stranamente in alcune antologie non vengono considerate proprio, eppure sono quelli che hanno dato vita alla letteratura, almeno alla narrativa del Novecento, ma anche alla poesia, perché Alfonso Gatto di Salerno, per la letteratura Corrado Alvaro in Calabria, cioè, sono tra i primi nomi, senza parlare di Salvatore Quasimodo, eccetera. Ebbene, in alcune antologie vengono ignorate proprio, come non viene riproposta la lettura di Sinisgalli, e noi per questo siamo grati al professore D'Episcopo, perché ci fa conoscere quali sono i tesori della letteratura italiana che sono nate nel meridione. Grazie.
po' imbarazzante per me perché dovevo presentare il professore De Visco, che conoscete, e l'imbarazzo non è ovviamente questo. E poi il professore De Visco parlerà di questo libro che è stato riedito con una introduzione mia. Vale il libro, non la introduzione, naturalmente, ma questo basta a creare un po' di imbarazzo, ma ce la sembiamo. Lo supereremo subito dopo che avrà parlato il professore, che dalla sua ci illustrerà il tema, è il tema della pace, il lamento della pace. La pace pare che non possa fare altro il lamento che lamentarsi e piangere, mentre la guerra continua. E in alcuni casi pure con una certa spalarderia, non vorrei dire con allegria, ma con una certa spalarderia. Si danza sui morti, insomma, si inneggia addirittura alle stragi, eccetera. Ma è questo il tema di cui si occuperà il professore da qui a breve. Dopo aver dato la parola, e la ringrazio per essere intervenuto, all'assessore alla cultura, alla professoressa Romana. Allora, buonasera a tutti. L'orario non è dei migliori, infatti secondo me ci sarebbe stata molta più gente, avrebbe avuto un orario diverso, però come si dice, quelli, i presenti sicuramente trarranno giovamento e arricchimento da questo incontro. È sempre un piacere conversare con il professore De Piscopo. Io ho avuto modo di seguirlo in qualche lezione universitaria, purtroppo non sono stata assidua, ho fatto spesso filone, ma non volutamente, perché altri impegni, anche familiari, mi distoglievano dal farlo. Però veramente pendevo dalle sue labbra quelle poche volte che ho assistito alle sue lezioni, perché da buon napoletano, e io conosco bene i napoletani, ne ho sposato uno, quindi figuriamoci, da buon napoletano è un ottimo oratore e affabulatore, e quindi è un piacere ascoltarlo stasera, e lo sarà ancora di più perché ci sarà il coronamento della fatica, cioè la presentazione del suo libro. Io non vi annoio oltre, vi ringrazio per la presenza, ringrazio il professore per aver dato tanto a Praia, ma noi di rimando lo ricambiamo con tanto affetto, avendogli conferito la cittadinanza onoraria, è napoletano / praiese, lo consideriamo ormai praiese a tutti gli effetti. E un appuntamento al prossimo anno accademico universitario, e veramente grazie molte per il suo contributo davvero speciale. Buon proseguimento di giornata. Allora, bene, io ringrazio l'assessore innanzitutto perché la sua è una partecipazione abbastanza straordinaria e quindi mi fa particolarmente piacere. Poi ogni volta in cui la incontro la trovo, ma non è un complimento, è un'osservazione critica di un professore universitario sempre più giovane, quindi evidentemente insomma, tanto a volte da non riconoscerla sembra quasi una mia alunna, una delle mie alunne appunto della Federico II di Napoli, che qualche volta mi capita di incrociare nel corso della mia esistenza e qualche volta anche di non ricordare. Però poi appena mi concentro un po' di più, subito la sua immagine, diciamo, emerge, ed è un'immagine anche, diciamo, per quanto mi riguarda di forte riconoscenza, perché insomma essere cittadino onorario di questa città per me insomma, è una fonte di onore e anche di commozione, perché credo che Praia sia uno dei posti che io ammiro e amo di più, insomma, per la
sua straordinaria bellezza naturale, ma anche per la sua storia, che ho provato anche in qualche modo anche appunto a raccontare in qualche mia escursione critica, insomma, su qualche personaggio, e che spero poi di poter continuare. Poi effettivamente ha ragione, insomma, la nostra controra, no? La nostra controra praiese, voi sapete che a Napoli, insomma, Salvatore Di Giacomo coniò questa espressione della controra per quanto riguarda questo pomeriggio, insomma, difficile da affrontare e da subire, insomma, per un napoletano, perché il napoletano, siccome viene dal paradiso terrestre dove non si lavorava, ecco, essendo stato quindi poi proprio espulso e lanciato sulla terra dove si lavora o si fa finta di lavorare, si è trovato in grande difficoltà e quindi si è creata una serie di pause. La stessa pausa in quel tappezziere che io chiesi mentre stava appunto sdraiato su una sedia a sdraio se il suo negozio fosse aperto, e lui mi rispose: dipende. Evidentemente dipendeva dal suo genio, dalla sua disponibilità, direi quasi genetica, di voler lavorare oppure no. La controlla è anche la controlla di mio nonno, il quale dopo aver pranzato regolarmente con i suoi 11 figli, ecco, si ritirava nei suoi appartamenti privati vestendosi quasi da carcerato, insomma, con quel, sapete, con quel pigiama a righe, no? La mia immagine di bambino è questo uomo altissimo, Francesco d'Episcopo. Noi portiamo, come sapete, i nomi dei nostri nonni e dei nostri patroni, no? Diciamo, nel sud, almeno nel sud d'Italia, poi non so in altri posti, anche se Napoli si sta un po' imbarbarendo, perché insomma stanno apparendo i vari Christian, insomma, i vari questi personaggi. Anche io, quando poi appunto facevo gli esami all'università, chiedevo appunto alle ragazze perché portassero questo nome e mi confidavano: sa, mia madre si innamorò perdutamente di un attore di un film famoso e quindi mi è capitato questo nome. Insomma, va bene, queste sono divagazioni un po' così, tanto per iniziare. In genere appunto è appunto il professore Enrico Esposito che mi presenta. Questa volta sono io che presento lui e lui subito mi correggerà, perché dirà subito: lei professore non presenta me ma presenta un personaggio per me emozionante, perché è uno dei personaggi più straordinari che la storia della civiltà abbia mai avuto, un grandissimo, grandissimo umanista, insomma, uomo del Rinascimento, appartenuto a un secolo straordinario, straordinario per l'Europa, un po' meno per l'Italia dal punto di vista politico, però anche per l'Italia dal punto di vista artistico e letterario, del secolo del Cinquecento. E questo personaggio è niente poco di meno che Erasmo da Rotterdam, insomma, quindi un personaggio che ancora forse merita di essere riscoperto, come dicevo, in queste interviste rispetto alla sua statura di uomo e di intellettuale, perché Erasmo aveva una grande capacità, aveva una grandissima capacità comunicativa, insomma, cioè anche voi sapete che il mondo si divide tra quelli che scrivono bene e si fanno capire e qualche volta parlano male, e poi quelli che magari al limite possono parlare anche molto bene, ma quando scrivono non si fanno totalmente capire. È un miracolo trovare in fondo un intellettuale che parli e scriva bene, ma in che senso? Nel senso di comprensione e di rapporto soprattutto con gli altri. Erasmo sicuramente è uno dei personaggi che ci ha insegnato a parlare e a scrivere, ecco, insomma, cioè ci ha dimostrato come la cultura non è quella cosa che si insegna necessariamente a scuola e che si è costretti a imparare, come diciamo noi, ma la cultura è vita, è l'aria che respiriamo, insomma, cioè è il mare di Praia, insomma, è la simpatia dei vostri occhi, insomma, è la vostra vita, cioè la cultura è sostanzialmente questo, e Erasmo lo dimostra in tante e tante occasioni, insomma. Infatti tutti coloro che si sono occupati in qualche modo di lui hanno sempre dovuto rilevare nella sua opera e soprattutto nella sua vita questo grande senso di umanità e anche direi di condivisione di un destino, cioè il fatto che Erasmo ci ha sempre insegnato che noi, insomma,
abbiamo una vita relativamente breve rispetto alla durata del cosmo, e questa vita spesso la sciupiamo, ecco, la sciupiamo sbagliando evidentemente, perché nessuno ci ha insegnato a vivere, insomma, no? Tranne qualche consiglio, tranne l'educazione che possiamo aver ricevuto e tranne la cultura che in qualche modo abbiamo assimilato, in realtà, ecco, nessuno ci ha mai detto come si fa, insomma, per cui il mondo è un po' in balia di se stesso e quindi si commettono forse più errori di quanti si dovrebbero in qualche modo commettere. Del resto, amici miei, basta leggere un giornale la mattina, accendere il televisore, un telegiornale. Io vengo da un'esperienza di qualche giorno fa a casa di un grande scrittore, il quale mi diceva: caro amico, io non accendo più il televisore per ascoltare il telegiornale perché altrimenti cado in depressione. Ecco, noi abbiamo, grazie a Dio, delle difese immunitarie che ci salvano da questo stato, perché evidentemente accumuliamo almeno come dire, delle bombole di felicità. Bella questa. Si dovrebbero vendere queste bombole di felicità. Quando ci manca il respiro, quando l'aria diventa un poco irrespirabile, ecco, noi dovremmo avere. Ma le bombole di felicità sono queste, sono queste, sono i libri. Strano, eh? E certo è faticoso perché bisogna leggere, quindi già il fatto, insomma, di prendere un libro tra le mani, insomma, leggere, capire, poi riflettere, ma insomma un minimo di fatica bisogna farlo perché si possa conquistare in qualche modo la felicità. Ecco, il nostro ottimo presidente, ottimo anche professore che mi è accanto, ha avuto, ecco, la bella idea, cioè un'idea che sarebbe molto piaciuta ovviamente al nostro Erasmo, di raccogliere una serie di riflessioni, una serie di scritture, perfino un dialogo estremamente interessante, anche divertente e quasi irriverente, insomma, no? Di Erasmo all'interno di questo libro che si intitola appunto Il Lamento della Pace, dove, come già accennato, la pace diventa quasi una figura reale, cioè diventa quasi il personaggio di una grande rappresentazione teatrale, no? Sapete, la pace, no? Forse nessuno l'ha veramente immaginata. Non mi risulta che ci siano, ecco, in ambito teatrale delle pièce in cui la pace diventi veramente una figura reale, se non forse nel mondo antico, ma nel mondo contemporaneo non mi pare che questo sia mai accaduto, perché la pace è come se diventasse una persona che invoca ascolto, attenzione, amore, che sono i tre elementi fondamentali poi della vita, no? Insomma, è come se ecco, si personificasse e diventasse poi, ecco, una figura emblematica per parlare, per raccontare, per denunciare, per discutere, per dimostrare, cioè per fare capire per quanto è possibile a quelli che poi alla fine non vogliono capire, insomma, come questo mondo sia sempre più pazzo e sbagliato. Insomma, noi siamo di fronte, voi sapete che Erasmo è l'autore di uno dei testi più brevi e straordinari nella storia della cultura occidentale, che è L'elogio della follia, no? Ecco, ma che in realtà è un elogio rovesciato della follia, cioè nel senso che Erasmo sostiene che esistono due forme di follia, attenzione, cioè la follia, questa nostra, la mia, il professor Esposito, di altre persone che sono qui con noi stasera, poeti, scrittori, ed è tutto sommato una follia buona, perché voi sapete che, insomma, come ho cercato di dimostrare in tutte le mie lezioni, un vero scrittore non è un grande scrittore se in qualche modo è un po' pazzo, insomma, cioè voglio dire, ecco, chi ci conosce sa che noi apparteniamo a una razza un po' particolare, insomma, non facciamo male a nessuno. Gli scrittori, come diceva un grande critico, sono interessanti perché magari non fanno male assolutamente a nessuno. Certo sono un po' strani, insomma, ma devono esserlo perché evidentemente provano a fare delle cose che gli altri non fanno, insomma, quindi appartengono a una razza animale a parte, di una specie di zoo, ecco così, libero e felice, e si aggirano nella giungla della vita, no? A volte riconosciuti, a volte no, ma insomma, ecco, vivono
così. Però poi ci sono, attenzione, no, dice Erasmo, però questi va bene, insomma, anch'io sono così, anch'io sono un pazzo buono, però poi ci sono gli altri, cioè i pazzi cattivi, cioè quelli che fanno male, quelli che fanno male al mondo, quelli che vogliono la guerra, quelli che vogliono a tutti i costi comandare, che vogliono a tutti i costi sopraffare, che vogliono a tutti i costi usare la violenza, perché evidentemente non hanno altri strumenti. Ecco, la stessa violenza sulle donne credo che sia proprio l'estrema occasione da parte di un uomo di non riuscire a instaurare appunto un colloquio, e quindi alla fine è la violenza che comanda, che domina, e quindi la violenza uccide tutto, mette tutto a tacere, insomma, no? E poi si dovrebbe ricominciare da capo, in genere non si ricomincia perché chi uccide spesso si uccide, ecco, per tante ragioni. Quindi di fronte a questo mondo così scombinato, così pazzo, ecco, Erasmo, già pensate, nel 1500, cioè tanti secoli fa, aveva capito tutto, perché purtroppo, amici miei, gli intellettuali, gli scrittori, no? Quelli che non si leggono spesso a scuola, perché questi testi di Erasmo a scuola sostanzialmente non si leggono, e dovrebbero essere letti invece, più di altri testi magari, perfino letterari, voi sapete che io sono un professore di letteratura italiana, di letterature comparate, quindi, però io sarei a volte più portato, anche a livello politico, ecco, a far leggere questi testi, perché sono testi di un'attualità sconvolgente, insomma, cioè sono scandalosamente giusti, reali, insomma, e quindi danno una serie di consigli, ecco, che se il mondo li applicasse veramente non vedremo probabilmente più quelle scene, ecco, che vediamo. Perché la guerra? Perché la guerra? Allora, una volta ricordo che forse alla Galleria d'Arte Moderna di Roma vidi una retrospettiva di Stanley Kubrick, voi sapete questo regista, eccetera, il quale sosteneva che lui era assolutamente eccitato alla guerra. Cioè nel senso che nei suoi film, quando incendiava, non so, una casa, insomma, qualcosa, e quindi scatenava questo fuoco, lui si sentiva quasi in uno stadio di estasi. Attenzione, cioè a livello di psicologia sociale probabilmente ci sono delle persone che si sono votate per la guerra, come voglio dire, no? Adesso non mi riferisco a quei mercenari che attraversano tutto il mondo e che vengono, no, acquistati dai vari paesi per uccidere, no? E che hanno il piacere di uccidere. La stessa cosa che può capitare sicuramente nelle mafie, nelle camorre, nelle ndranghete, insomma, cioè il piacere anche di uccidere. Ultimamente avete visto per Gomorra, no? Quando hanno intervistato questi ragazzi appunto napoletani, estremamente ignoranti, però presi dall'esaltazione di avere in mano un fucile da usare contro gli altri, per affermare che cosa, non lo sapevo neanche loro, però era una sorta di orgasmo, scusate l'espressione, insomma, no? E questi ragazzi provavano nell'avere in mano uno strumento assolutamente irraggiungibile, forse per la loro fantasia di bambini, anche perché noi siamo nati con la guerra, perché mia sorella giocava con le bambole, insomma, ma io giocavo già con i soldatini, insomma, voglio dire, quindi anche noi maschietti abbiamo avuto spesso una sorta di educazione che rischiava di portarci appunto verso orizzonti non molto pacifici, insomma, a parte i litigi tra me e mia sorella, che poi era una guerra reale, insomma, ecco, quasi di tutte le mattine, insomma, no? E qualche volta anche continua, insomma, bellissime però, perché Erasmo sarebbe stato felice, perché erano litigi folli, però buoni, non facevano male a nessuno, insomma, non ci facevamo male, insomma, in questo senso. Allora, questo libro, ecco, è un libro secondo me particolarmente importante in questo momento che stiamo, ovviamente, in questo momento storico che stiamo vivendo, quindi secondo me è stato molto opportuno che Enrico Esposito, con questa sua ampia articolata introduzione e con la riproposta un po' di questi interventi del nostro grande Erasmo, ci abbia messo di fronte a una serie di problematiche che potevano sembrare, diciamo, quasi ovvie, perché se uno chiede a una persona: lei per la pace o per la guerra? Io credo che
non ci sarà quasi nessuno che risponderà io sono per la guerra, siamo tutti per la pace. Il problema è che il nostro Erasmo specifica appunto che tipo di pace insomma è la nostra, e Erasmo dice delle cose molto, molto intelligenti ovviamente, e la cosa bella di Erasmo è che lo dice come sto provando a dirlo io, cioè con quella semplicità che è profondità, e con quella profondità che è semplicità. Voi sapete che una volta le cose più semplici sono le più profonde, anche se a volte magari qualcuno si può dare qualche aria di dire chissà che cosa eccetera, ma in fondo la vita più passa il tempo e più entrando nelle varietà, la terza, la quarta, la quinta, la sesta eccetera insomma, e mi accorgo che poi alla fine abbiamo complicato tutto stupidamente forse qualche volta nella nostra esistenza, perché molti problemi insomma sono estremamente semplici, e più passa il tempo io tendo più a semplificare che non a complicare. Quando ero ragazzo magari complicavo troppo, forse per questo sto avendo questa reazione a semplificare un pochino le cose, anche a semplificarle raccontandole. È il caso anche di Erasmo, che in qualche modo ecco è un autore che si fa molto leggere, perché non dice mai cose astratte, non dice mai cose al di fuori dal mondo, ma dice sempre cose che coinvolgono direttamente e personalmente il lettore. Cioè è un autore, ecco, come sono i grandi umanisti, molto concreto, molto concreto. E oggi abbiamo assolutamente bisogno di esempi concreti, concretezza, anche a livello politico. Siamo stanchi di chiacchiere, di controchiacchiere, di guerre appunto, del resto a cui stiamo assistendo, anche se pacificamente, anche in questo momento tra i vari partiti, perché dice così Erasmo, qui insomma abbiamo questi pochi anni da vivere, è possibile che dobbiamo talmente complicarci la vita odiandoci in una maniera così feroce, quando invece la natura, e qui la natura ha un ruolo fondamentale all'interno di questo discorso, la natura non si uccide tra simili. Avete visto mai, diciamo, dice un leone che uccide un altro leone, oppure avete visto mai una pianta che uccide un'altra pianta? In genere gli animali qualche volta si aiutano tra di loro, perfino le piante. Ecco, pensiamo proprio a quelle piante che si abitano tra di loro, sentono il bisogno a volte, ecco, gli stessi funghi per esempio, sto pensando ora, sentono il bisogno di crescere accanto a un'altra pianta, cioè di attingere l'infalitale, perché da soli non ce la fanno, no? Non ce la farebbero. Ecco, invece noi no, siamo presi da un orgoglio, da un senso di onnipotenza, no? Che ci rende, ci fa credere assolutamente superiori agli altri. E qui tutto questo è completamente sbagliato, perché solo stando insieme, ecco, si riesce a fare forza, no? E si riesce anche, io non voglio mai essere retorico, perché non sapete come sono fatto, insomma, io durante le mie lezioni non ho mai usato le parole un po' degli altri, cioè le cose che a volte sentiamo anche in televisione, sempre cose molto ripetitive e stancanti, ma insomma effettivamente vi fa un discorso. La natura è pacifica fondamentalmente, tranne in alcuni casi, insomma, e quindi noi dobbiamo evitarla questa benedetta natura, anche perché noi siamo figli della natura, insomma, no? La madre partorisce un figlio, ma insomma, è vero che ci sono stati dei casi estremi nel campo anche della letteratura in cui ancora oggi purtroppo capita che per colpa di una depressione postpartum una madre possa addirittura eliminare le mani. Sono fatti assolutamente assurdi, se è vero che poi gli stessi animali quando partoriscono proteggono la propria specie, almeno nei primi momenti, diciamo, di nascita, in ogni modo guai ad accostarsi a una gatta mentre sta allattando i suoi gattini, o la stessa cosa una cagna mentre sta, diciamo, assistendo, ecco, i suoi figli, insomma, e questa è la natura. Poi magari li abbandonerà perché sono animali, noi abbiamo la fortuna di poterli, dico fortuna, insomma, comunque la fortuna di poterli continuare ad amare, mentre loro, ecco, la natura è seria perché li lancia poi nella vita, come capita, no? Quanti documentari abbiamo visto in cui gli animali sono dolcissimi, insomma, tutti gli animali, specialmente le madri, no? Anche se però io devo dire, contestando in questo caso Erasmo, che c'è anche un animale come l'ippopotamo che uccide i propri figli, il maschio però, attenzione, perché è geloso della femmina, ecco, di sua moglie, chiamiamola così,
si rende conto che questo, essendo un animale molto possessivo, quindi dice sente il bisogno, si fa paura di questa concorrenza amorosa, insomma, no? Una cosa che pochi anni tra l'altro pochi sanno, probabilmente, no? Però in linea generale il discorso di Erasmo è un discorso sicuramente molto, molto chiaro, molto convincente. È interessante poi perché all'interno di queste varie conversazioni, no? Di queste varie riflessioni e considerazioni, c'è poi un passaggio quasi teatrale in cui Erasmo immagina, insomma, che Caronte, voi sapete Caronte è il traghettatore, insomma, no? Dei morti dall'altra sponda, insomma, il grande Caronte dantesco, ecco, se la veda poi con un altro personaggio, insomma, a cui lui dà ovviamente un nome molto particolare e anche molto efficace, e avviene questa discussione tra di loro, e si pare che questi Erasmo, tanto per dire poi come sono moderni anche questi personaggi, insomma, come sono anche teatrali, cioè. E Caronte dice appunto a questo personaggio, insomma, che gli chiede come vanno le cose, insomma, ecco, quanta gente morta, perché voi sapete che le guerre ovviamente fanno i morti, quindi più guerre ci sono, più morti ci sono. E giustamente Caronte gli risponde che sta in grave difficoltà, perché ci sono troppi morti e lui non ce la fa. Anche perché, dice così, la mia barca si è molto consumata, logorata nel corso del tempo e non ho i soldi per poterla ristrutturare, insomma, no? Dice così. E allora l'altro dice, ma scusa, ma tu non guadagni facendo questo lavoro, no? Caronte, il traghettatore, no? Dice così, non ti danno. Ma no, ma quando mai? Insomma, non è che quando mai è napoletano, insomma, fa capire, dice così, io ci rimetto sempre in questo lavoro, nessuno veramente mi dà veramente tanto, ma poi. Dice così sempre quest'altro personaggio, ma insomma, ma tra questi morti ce ne sarà qualcuno buono che magari vola direttamente in cielo, così non pesa sulla barca? Dice purtroppo no, perché la maggior parte sono tutti cattivi e sono e quindi pesano tantissimo. Adesso non so proprio come fare per risolvere questo problema. E la questione rimane un po' aperta, insomma, non si sa bene Caronte che cosa farà e come, insomma, in qualche modo se la vedrà, insomma. Comunque sta in grave di anche lui, insomma, e effettivamente quelli che fanno la guerra lo dovrebbero pensare anche a Caronte, che insomma c'ha tanto da fare, il cui lavoro è diventato, perché poi lui è solo, non è che poi non hanno creato un'industria della morte nell'aldilà, insomma. Solamente le agenzie funebri, insomma, no? Ormai fanno molti soldi, insomma, perfino in America, insomma, no? Anzi, purtroppo c'è l'industria della morte, no? Addirittura, sapete, una volta scoprì a Napoli da un ricattiere che vendeva perfino dei tabuti usati. Quindi vendono tabuti usati, per evitare appunto tutte quelle spese inutili, insomma, che sono proprio in genere, a volte, che non sono solo della morte, direi, forse anche della vita. Se pensiamo a quanti soldi quando via mio figlio in 26 si sposerà, insomma, e va incontro, insomma, a tantissime spese di ogni tipo, a tutti quei fiori, no? Sapete l'episodio che vi ho raccontato anche in un'altra occasione, no? Quando praticamente il grande poeta Alfonso Gatto, che stava appunto a Milano, insomma, si doveva sposare con questa donna con la quale conviveva da molti anni, era la figlia del suo professore di matematica di Salerno, l'unica materia in cui andava male. Leggevi il contrappasso dantesco, insomma, però era una donna bellissima, insomma, Iole era un sogno, insomma, un grandissimo amore, una grande passione. E si dovevano sposare, però il problema è che stavano, come molti grandi poeti, soprattutto meridionali, dal sud erano discesi al nord, come diceva appunto Salvatore Quasimodo, e insomma erano poveri, insomma, stavano in una camera mobiliata, ricordate le famose camere mobiliate degli esuli meridionali, che non parla nessuno, insomma, no? Con quell'armadio, aspetti, un letto matrimoniale per fare subito qualche figlio, insomma, noi meridionali poi, insomma, siamo sotto in azione. Vabbè, insomma, e quindi, insomma, è reciproco, e poi il solito comò,
insomma, e non c'era poi in genere il posto, come si dice adesso, cioè il posto cucina, eccetera, no? Perché non era previsto, perché una povera camera bisognava pagare poco, insomma, e quindi in genere o si mangiava fuori oppure si comprava fornellini per sopravvivere. Insomma, questa era la vita dei nostri poeti, dei più grandi poeti, insomma, stiamo parlando, la stessa cosa è capitata anche agli altri. Vabbè, comunque, insomma, Alfonso Gatto non sapeva come sposarsi perché non aveva soldi. E allora che cosa fece? Da buon meridionale, da buon salernitano, da buon napoletano, perché ha molto frequentato anche Napoli, si mise d'accordo col sacrestano e disse: tu mi devi far sapere quando si sposa qualche signore, perché poi dopo mi sposo io. Perché tutti gli dopo secondo me dovreste investire un poco di più, dicevo, cioè dovreste fare 3-4 matrimoni insieme, cioè possiamo fare una specie di comunità matrimoniale, insomma, no? Ecco, e così accadde, così successe, sul sagrato, attenzione, di questa chiesa dove si sposarono, c'era Salvatore Quasimodo, Renato Siniscalli, cioè i più grandi poeti, tutti poveri, disperati, tranne Siniscalli, che era l'unico che lavorava ed era un ingegnere e pagava per tutti. È bellissimo, è una storia da poemiera, insomma, molto, molto romantica e molto, molto meridionale, insomma, voglio dire, il più ricco, sai, paga per gli altri. Una volta si faceva un po' così, adesso non si fa neanche più questo, insomma, no? Va bene, e comunque riuscirono in qualche modo a realizzare il loro sogno, però nel momento in cui, adesso sto pensando a mio figlio, che invece è il più elegante figlio del mondo, insomma, ha affittato un castello, io ho un figlio notaio, quindi insomma, è molto ricco, insomma, quindi spero che mi aiuti poi, insomma. Va bene, no, comunque tutto questo cosa non c'entra molto, perché poi la signora è andata d'accordo, sono sempre i genitori di diventare i figli, insomma, che non dico, questo è un po' strano. Comunque, insomma, il mondo è strano, Erasmo l'avrebbe avuto da dire, insomma, no? Che se i soldi stanno da una parte, da un'altra parte. Poi io gli ho fatto anche un conto, siamo sui 300.000 euro, quindi vediamo come metterci d'accordo, non è bello. Allora, che succede? Che il sacerdote giustamente chiede poi al poeta di inginocchiarsi, perché voi sapete che quando ci si sposa è inevitabile inginocchiarsi, anche se uno dei problemi, diciamo, ortopedici. Comunque salta vetra così, perché sennò non si può sposare. E allora il prete gli dice, gli fa segno, no? Sapete, sembra quasi un film. E dice, è il momento. Allora il poeta dice, non posso sposarti. E poi si capisce perché, questo lo dice Quasimodo, mi pare, un racconto bellissimo che ci ha lasciato. Che era successo? Che questo non si poteva inginocchiare perché aveva le scarpe coi buchi. E allora si metteva sporno, una parola da portare a casa. Soprattutto dopo si metteva solo sporno, ecco, così a inginocchiarsi per questa, però poi lo fece, insomma. Veramente anche in una fotografia del mio matrimonio, terribili le fotografie, quando le fotografie passano, diciamo, l'obiettivo. Ho trovato il mio collega con qualche buco nella scarpa. Vabbè, ma questo comunque era un altro posto, non ci diciamo. Che non si usava, posso andare insomma, no? Aveva le scarpe come le toppe, diciamo, ricordate, anche nei vestiti e così via. Ma non vorrei adesso, diciamo, voi sapete che io alterno sempre serietà con allegria, ma tornando al nostro Erasmo c'è da dire anche questo, insomma, che il vero magistero che viene fuori, ecco, poi da questo discorso che lui fa, è veramente è un discorso di carattere fondamentalmente evangelico, cioè se noi leggiamo veramente queste pagine di Erasmo, insomma, ci rendiamo veramente conto che lui non attacca proprio direttamente la Chiesa nelle sue espressioni più elevate, no? Però sostiene, che questo libro lo dimostra, che anche nella Chiesa, perfino gli ordini ecclesiastici si fanno guerra tra di loro, dice, no? Ecco, ne parlano. E non entra poi in tanti particolari, diciamo, nei quali entriamo noi uomini del 2018, eccetera, però lui dice che è quasi inevitabile che in ogni posto in cui ci siano degli uomini o delle donne ci siano dei partiti. Ecco, abbiamo l'assessore che può confermare questa teoria, ma non c'è molto bisogno di confermarla perché lo vediamo, insomma, e con dei partiti che assumono poi
delle posizioni talmente dure, talmente aspre, che a volte è veramente difficile, impossibile riuscire veramente a convivere. Ed è un problema enorme, perché dice così che proprio è nella natura umana questa tendenza alla contrapposizione, cioè è come se uno trovasse quasi piacere, diciamo, questo è Erasmo ovviamente, io spero che non sia assolutamente così, che insomma sempre qualche soluzione si possa comunque trovare, però insomma è come se le idee fossero talmente radicate, ecco, così radicali, ecco, da non consentire poi un confronto, insomma, cioè una possibilità anche di coesione, insomma, per cui in ogni posto in cui si va, in qualsiasi struttura, anche la più piccola, è interessante, intelligente questa cosa, perché questo penso che capiti, no? Entrano subito in azione fattori di gelosia, di invidia, cioè dei sentimenti che per lui, come anche per me, io per esempio non ho mai provato né gelosia né invidia per nessuno, cioè mai, forse perché la cultura mi ha eccessivamente purificato, devo dire, no? Un po' come forse un sacerdote dei primi tempi del cristianesimo, no? Io sono felice quando vedo un collega che raggiunge un risultato bellissimo, oppure una persona, anche se non mi è cara, dico, ma vedo, non so, un successo in una persona. Sarà mio padre che mi ha insegnato questo, festeggiamolo, come festeggiamo stasera appunto la vita, insomma, in qualche modo. Perché? Perché è bello stare insieme, scambiarsi i sorrisi, insomma, no? Io ho 80 anni, sapore. Insomma, scusate, si dice così, ma non è vero, insomma, anche dopo i 90, dopo i 100, insomma. Però papà diceva, dopo gli 80, insomma, qualche problema potrebbe sempre nascere, insomma. Quindi vediamo di fare presto, insomma, no? Io non ho ancora 70, quindi insomma, un'altra ventina dovrei cercare di organizzare il migliore dei modi. Dobbiamo lasciare troppi problemi. Insomma, comunque questo era il discorso di Erasmo, insomma, e quindi questa in ogni posto. Allora dice, ma insomma, ma perché non mi è andato a leggere un po' il Vangelo? Insomma, questo è il discorso. E anche Esposito, e allora lo sottolinea, perché non è andato a leggere, ma prendete lo sto Vangelo, insomma, quest'uomo affascinantissimo, insomma, tiene dei discorsi bellissimi, che tutti capiscono, va sulla montagna e parla a una quantità di gente, insomma, no? Ogni tanto fa qualche miracolo dovuto evidentemente alla sua bontà, addirittura sulla croce chiede al Padre di perdonare gli uomini perché non sanno quello che fanno. Ecco, e allora è l'unica lezione in qualche modo, ecco, che si può veramente applicare e realizzare nell'esistenza per essere tutti felici, perché altrimenti che morto a fare quest'uomo, insomma, dice così Erasmo, no? Cioè, ha fatto tutta sta muina, insomma, questi apostoli hanno scritto questi Vangeli, hanno cercato di lasciare la testimonianza di una persona che predica solamente il bene, a differenza di molte religioni, insomma. La stessa religione, ecco, questa è l'attualità di questo libro, l'attualità, predicano la guerra, insomma, in fondo tutto sommato, dice Erasmo, anche noi cattolici, non cristiani, cioè questa differenza è importante nella sua opera, l'abbiamo fatto riconoscere, e poi non dice altre cose, ma noi sappiamo che la stessa Chiesa ha commesso, come qualche papa ha dovuto, diciamo, ammettere chiedendo perdono, no? Pensiamo anche all'opposizione a un Giordano Bruno, addirittura dato alle fiamme al Campo dei Fiori, pensiamo a Galileo Galilei che è stato costretto addirittura a ritrattare delle tesi nelle quali credeva così intensamente e profondamente, ma insomma questa non era Chiesa che vogliamo noi, vogliamo insomma una Chiesa che appunto rispetti il bene e la bellezza, insomma, quindi è una riflessione insomma molto forte quella che Erasmo ci propone, insomma, e la pace è l'unico modo, noi siamo figli della pace, o forse della guerra, io sono nato nel 1949, quando vedo tutti quei documentari che riguardano delle guerre che noi non abbiamo vissuto, diciamo grazie a Dio, proprio tra virgolette, insomma, cioè nel senso quando leggiamo i nomi dei poveri caduti della prima guerra mondiale, cioè dei giovani, insomma, o della seconda guerra mondiale, a pochi chilometri da Salerno,
c'è un cimitero angloamericano, sono dei ragazzi di 20, di 20 anni insomma, che sono stati mandati in Europa a combattere, a rimetterci la vita, insomma, no? Senza poi poter vivere. Nessuno pensa forse a queste cose. Siamo figli della pace perché effettivamente da quando viviamo, da questo anno, diciamo, non c'è stata una guerra, almeno dalle nostre parti. E ecco, diciamo, ecco, in Europa non ci sono state queste cose. Ora siamo in piena follia erasmiana perché oggi, come dice Erasmo, a proposito dei pazzi cattivi, tu puoi anche, questo non capiterà certamente a Praia Mare, ma insomma se vai soprattutto in quei paesi che sono stati in qualche modo messi sotto il fuoco della guerra, insomma, penso soprattutto alla Francia, alla Spagna, all'Inghilterra, insomma, per ora ci è andato abbastanza bene, anche se vi dico che a volte anche a Napoli, insomma, quando io attraverso la stazione centrale oppure tanti altri posti, un pensiero uno lo fa, insomma, no? In qualche modo, oppure mentre a Roma si prende la metropolitana, oppure quando si sta in posti molto affollati, può nascere sempre il sospetto che qualcosa di assurdo poi può accadere. Perché immaginate che uno improvvisamente in mezzo alla strada uccide una persona senza sapere chi è, e quella persona potrebbe essere, non so, anche una persona che si deve sposare il giorno dopo. Io per esempio ho perduto una zia che si chiamava Antonietta, il nome di mia sorella, appunto il papà è venuto poi devo mettere a mia sorella, durante la seconda guerra, quando Napoli, la città più bombardata d'Italia, scappava nei rifugi, e mia zia, che si sarebbe dovuta sposare, cioè aveva fatto non solo la promessa, ma aveva addirittura preparato le partecipazioni di nozze, qualche giorno dopo fu calpestata da questa orda paurosa, che non aveva neanche tutti i torti di avere paura, perché le bombe cadevano a tutta forza. Napoli è stata la città più martoriata, diciamo, d'Italia, è stata schiacciata completamente dalla folla ed è morta. Cioè, voglio dire, insomma, questo per dire degli esempi concreti, insomma, e per sostenere appunto questo discorso che il nostro Erasmo appunto porta avanti, insomma. E poi ci sono dei titoli molto significativi che sono stati messi, appunto, per esempio, chi annuncia Cristo annuncia la pace, la guerra del cristiano è contro i vizi, nessuna guerra è giusta, la pace va desiderata con tutta l'anima, nessuna vittoria è incruenta, predicate sempre la pace. Poi dal punto di vista strettamente ideologico, per parlare di una cosa molto seria, insomma, dal punto di vista culturale, giustamente con il nostro professor Esposito sottolinea la immensa differenza che esiste tra il nostro principe di Niccolò Machiavelli e il principe di Erasmo. Cioè il principe di Erasmo è fondamentalmente un principe cristiano, cioè il principe della pace, mentre il principe di Machiavelli inevitabilmente è un principe della guerra. Evidentemente ci sono delle ragioni profondamente diverse, perché noi sappiamo, io spiegavo sempre ai miei studenti, state attenti a non cadere nel tranello di Machiavelli, perché si cascano tutti, cioè tutti sono convinti che Machiavelli la pensasse così, insomma, no, il principe. In realtà Machiavelli, siamo in un'epoca, diciamo, appunto legata anche in qualche modo a quella di Erasmo, Machiavelli diceva così perché si accorgeva che non trovava soluzioni. Allora il principe, per poter garantire, ecco, un comando e dare una direzione praticamente a una nave in tempesta, ci vuole un comandante, è ovvio, no? Noi sappiamo anche quelle conseguenze di questa ideologia, ecco, però Machiavelli sosteneva questo. Però non era questo il vero pensiero di Machiavelli, insomma, no? Ecco, infatti nei famosi discorsi sopra la prima decada di Tito Livio, voi sapete che Machiavelli ha dimostrato al mondo che leggendo Tito Livio si comprende completamente il proprio tempo, insomma, no? Questi sono gli umanisti, la stessa cosa fa Erasmo, insomma, no? Ecco, leggendo il passato non cambia molto l'umanità, siamo sempre gli stessi, insomma, cambiamo abiti, facciamo finta di cambiare pensiero, eccetera, ma in realtà i sentimenti fondamentali sono sempre quelli: la guerra, la pace, l'amore, il disamore, l'odio, eccetera. Cioè i sentimenti che guidano la nostra vita sono sostanzialmente questi.
Quindi ecco, il discorso è questo, cioè il principe di Machiavelli non era quello che Machiavelli avrebbe voluto, perché Machiavelli dice chiaramente, discorsi sopra la rivale, che io sono per la Repubblica, io non sono per il Principato. Però in questo momento, secondo me, è necessario un Principato, perché altrimenti qui non sappiamo che fine facciamo, insomma, questo è il ragionamento. Insomma. Erasmo non arriva a questo, perché forse è troppo buono, cioè nel senso che il vero intellettuale ha sempre, a volte anche i politici, no? Un fondo di perfidia, cioè deve avere una sorta di, come dire, anche di impermeabilità. I politici sono interessanti, io poi li ho conosciuti tantissimi nel corso della mia storia. Professore, scusate, ma abbiamo portato il caffè. Sì, lo sapevo. Perché il professore ci ha offerto il caffè. Va bene, grazie. Un professore che non voglio interrompere in qualsiasi momento. Cara, stavo dormendo, professore. La cosa bella è che una volta a casa di una signora di Salerno, dove c'era un salotto letterario, così continuiamo, perché sono finito nel cioè, però di parlare un po', facciamo un attimo, insomma. Questo è il professore. Allora, vediamo con un caffè. Ricordo che l'abbiamo fatto al professore a tutti, vediamo con questo caffè. C'è questo caffè. Caffè. Che buona. C'è per tutti. Ditemi quando siete pronti, quando posso. No, allora, questa è la classica ricreazione che prevederebbe un quarto d'ora, insomma, di relax, eccetera. Noi continuiamo, vabbè. Stavo dicendo che io ogni anno ho un corso di scrittura creativa presso un salotto letterario di una signora della terza età, a 84 anni, questa signora che mette a disposizione appunto la sua bellissima casa a Piazza Malta, quindi al centro della città, e io ogni anno creo dei poeti, ecco dei poeti, insomma. Quindi nascono da questo corso in genere dei poeti che poi diciamo scrivono e pubblicano i loro libri di poesia, e poi ovviamente ho queste lezioni, e ricordo che durante una lezione, ascoltate perché si batte un fatto, forse non è stata una buona idea, no, no, una cosa, state registrando tutto, allora le retrovie sono attrezzate, no, perché adesso c'è tutta la fase finale, no, per dire. Comunque io devo sempre tra parentesi ringraziare, insomma, per questo sud assistenziale a Napoli, no, quando piove tu trovi sempre dietro qualcuno che ti conge un nome. Ecco, succede una cosa, ci sta sempre qualcuno, ma avete bisogno di qualcosa, cioè è bello questo, perché c'è sempre qualcuno che ti, e soprattutto devo dire le donne, questo è una, diciamo, un grande riconoscimento che va rivolto soprattutto alla gente femminile. Noi siamo meno assistenziali, anche perché siamo abbastanza distratti. Ultimamente stavo a pranzo con una, non so se conoscete, un'associazione culturale che si chiama FIDAPA, e stavo con la presidente della FIDAPA di Tropea, che era una calabrese proprio, e siccome io sono un po' distratto, insomma, a tavola, cioè nel senso che vado solo a tavola, sono così, tante cose, e mi ero dimenticato di versare il vino alla signora, no? E sono stato ripreso. Eh,
da loro poi l'ho fatta quasi ubriacare, insomma. Sono in colpa che... Però vi stavo dicendo questo fatto, stavo lì in questo consesso importante, stavo parlando di cose letterarie molto importanti, anche di carattere tecnico. Adesso dove si butta? Per passare un'altra volta la scuola con il vassoio, con le cose, con la guardia. E allora chiamalo un terra, appoggiato la terra, appoggiato la terra che poi va bene. Tre mennati, sì. Vabbè, la ricreazione è finita. E allora per dire questo fatto che è interessante, perché la padrona di casa, mentre io parlavo molto seriamente a queste persone, non so se c'è anche tu, a un certo punto non c'è, a un certo punto se ne uscì con un'espressione oracolare: è arrivata la pizza. E allora si creò proprio un movimento simile a questo, questo ondeggiamento, no? Si calava tutto di fronte alla pizza, l'idea della pizza, e alle parole del proprio professore De Rischi si sforzava di spiegare cos'era un endecasillabo, insomma, non era la pizza di endecasillabo, insomma, potete immaginare. No, non è vero, perché furono molto, molto corrette, molto educate, fecero le brave, quindi io poi potetti continuare. Però per poco tempo, perché voi sapete che la pizza non può aspettare. Con il caffè che abbiamo consumato. Ecco, quindi tra cose serie, tra l'altro devo dire che il professore Esposito qui ha tratto, diciamo, questi testi, fa testi molto importanti e da traduzioni particolarmente significative, perché abbiamo tra i vari traduttori addirittura Luigi Filippo, che è uno dei più grandi conoscitori, insieme a Eugenio Carena, che ho avuto il piacere di conoscere, insomma, no? Del nostro grande Rinascimento. Ecco, quindi l'idea che ho avuto di Erasmo, non so se il professor Esposito ha voluto condividere, è stata quella di una sorta di sacerdote laico, cioè come se lui in fondo si fosse assunto il compito che molti intellettuali di oggi si dovrebbero, anche politici, mi permetto di dire, si dovrebbero assumere nel momento in cui hanno le mani il potere, insomma. Lui sostiene in sostanza che questo benedetto potere che noi demandiamo, no, o alla Chiesa o allo Stato, in realtà non viene utilizzato adeguatamente, si disperde. E non c'è nessun contatto tra il mondo del potere e il mondo della vita di tutti i giorni. Infatti noi da italiani credo lo sperimentiamo, ma loro hanno ragione, perché sono dei politici e quindi praticamente devono gestire una quantità di situazioni. Io che ho contatti veramente addirittura con i ministri della pubblica istruzione, con assessori alla cultura, ma sono ossessionati anche loro, diciamo, da una serie di richieste, sono soli. Cioè poi in fondo anche loro, c'è anche la solitudine della politica, no? Di cui non parla nessuno, come c'è la solitudine del sacerdozio di cui non parla nessuno, cioè in fondo pochi pensano che tutto sommato dei preti molto normali, insomma, non parlo di altri, no? Che cercano altre tentazioni, ma insomma queste persone quando tornano a casa li trovano, insomma, trovano Dio, sì, però Dio non si tocca. E quindi voglio dire, questo è il problema, e la stessa cosa capita in qualche modo anche, voglio dire, per la politica. Quindi Erasmo si pone questo problema gravissimo, di questo abisso, ecco perché poi l'Italia purtroppo, tra virgolette, voglio dire, ha scelto delle vie diverse, perché? Perché si accorge che per esempio la politica, come la religione, in qualche modo è così lontana, anche parlare sinceramente con un prete, ma insomma, a parte la canzone di Celentano, no? Ricordate Azzurro, no? Non c'è neanche un prete per chiacchierare, no? Insomma, è abbastanza ragione, perché pure si muovono i preti, oltre ai problemi degli altri, devono anche assumersi dei problemi loro, che, ai quali nessuno dà retta, no? Non è che i preti devono confessarsi, neanche da lei che mi chiama Episcopus, quindi avrebbero potuto anche approfittare, non l'hanno mai fatto, insomma, ecco. E quindi la stessa cosa anche questa. Anche questa va detta, però ecco, questa grande distanza che esiste tra il mondo del potere ad ogni livello
e il mondo che vive ogni giorno, le sue storie, le sue questioni, le sue problematiche, insomma, è molto sentita da questo grande umanista del Cinquecento. E la cosa mi colpisce moltissimo perché siamo veramente a tanti secoli di distanza e non so se appunto il professore è d'accordo, ma insomma molte cose veramente non sono cambiate. Del resto, se non fosse così, probabilmente il professore Enrico Esposito non avrebbe sentito il bisogno di ripubblicare queste cose, perché in genere quando fa una cosa la fa sempre in vista di un qualcosa, anche per la sua ideologia, per il suo modo di concepire la vita, no? Ecco, e la cultura, sempre in rapporto anche con il proprio tempo. È inutile che uno pubblica delle cose che possono appartenere solamente a un secolo. Le cose dei grandi uomini, anche le parole dei grandi personaggi, non valgono mai solamente per quel tempo, ma valgono anche per il tempo futuro, insomma. Ecco perché in questa intervista che mi hanno fatto io sostenevo l'esigenza, quasi l'urgenza, che un libro come questo potesse entrare nelle scuole, insomma, che i ragazzi potessero leggerlo, anche perché il linguaggio di Erasmo, effettivamente, è un linguaggio molto raccontativo, perfino teatrale, insomma, cioè molto dialogico. E questo aspetto poi di lui, questo lo dico proprio da professore universitario, insomma, non è stato mai veramente trattato. Non mi pare che esista mai, non esista uno studio sulla, come anche in parte per Benedetto Croce, per esempio, che è stato un grande filosofo, sullo stile di questi autori. Cioè, noi critici letterari lavoriamo soprattutto sulle parole, cioè sulle parole, su come usano le parole gli scrittori, e Erasmo usa le parole in una maniera estremamente moderna, molto moderna. È come se fosse, capito, un compagno che tu incontri nel treno, no? E ti comincia a raccontare un po' la sua storia, oppure ti fa le sue considerazioni, le sue osservazioni, ma senza nessuna aria di superiorità, anzi, con un'aria di inferiorità. Ecco, questo è bellissimo, non mi sembra, dice mai nessuno, no? Il vero uomo di cultura si deve sentire in qualche modo inferiore alla vita, perché in certo modo per prenderla, diciamo, non di petto di fianco, perché guai a prenderla di petto, cioè dice di farsi male, insomma. Quindi questo senso quasi di inferiorità è quasi un pudore, un timore a volte anche a dare dei consigli. C'è molta democrazia dello spirito, se possiamo dire così, insomma, in questi testi che io ho letto con molto piacere, che mi hanno confermato di aver a che fare con un uomo assolutamente, insomma, straordinario. Chi conosce Erasmo da Rotterdam? Questa è la domanda che si pongono tutti gli spettatori. Non credo che in nessuno talk show, diciamo, si parlerà mai di lui. E qui nell'immagine, nel quarto di copertina, perché dovete sapere che anche in Italia, in verità, ma soprattutto in altri paesi, se andate nei paesi soprattutto dell'est, che hanno tanti difetti, hanno tanti limiti, però hanno un grande rispetto per i loro intellettuali. Se sono stato a Budapest, sono stato anche in qualche altra capitale, diciamo, dell'est, e non potete immaginare quanti monumenti vengono, diciamo, innalzati a scrittori. Perché? Perché li leggo. In Russia, per esempio, quando ci sono dei reading di poesie di grandi poeti locali, ma c'è una fila interminabile per poter entrare in un teatro. Qui, se facciamo un reading di poeti, non ci viene nessuno, ecco, a meno che ci siano amici, parenti e conoscenti. Cioè, in fondo, la cultura in Italia non è mai diventata popolare, forse anche per colpa nostra, diciamo apertamente, perché forse siamo stati troppo sovrappensori, abbiamo parlato troppo difficile. La scuola, più che avvicinarci, ci ha allontanato spesso anche dai nostri autori. Lì sono adorati. Ecco, noi a Piazza Dante abbiamo sì Dante, a Firenze abbiamo Dante, inevitabile, no? Ecco, diciamo a Santa Croce, davanti alla chiesa, dove Benigni tiene le sue lezioni pagatissime, tra l'altro, no? Che è affollatissime, che ha creato un mito, evidentemente, no? Ecco, magari un altro come Sermonti, che dice delle cose molto più serie, magari anche di Benigni, è morto a malapena e hanno dedicato 5 minuti in un telegiornale. Cioè, è un mondo pazzo, ecco Erasmo, cioè è un mondo che non corrisponde alla realtà, alla verità. Noi comunque continuiamo a lottare, e mi sarebbe piaciuto più che Il lamento della pace, questo testo si fosse intitolato Elogio della pace,
perché non bisogna mai comunque lamentarsi. Capisco che il lamento, lo sapete, il lamento è sempre una forma di dolore, insomma, anche di passione, però poi bisogna sempre avere quel coraggio pazzo, diciamo, come diceva Falcone e come sosteneva anche Borsellino, che io ho avuto anche il piacere di incontrare e di conoscere, cioè avere sempre il coraggio della paura. Bella questa. Il coraggio della paura, perché la paura c'è stata. Ineliminabile in ogni essere animale, insomma, no? Ecco il momento in cui sta per essere azzannato. Però proprio in quel momento uno reagisce, quando ti dicono praticamente a Falcone, ma lei dove lo trovo tutto questo coraggio? Lui dice, ma quale coraggio? Io ho paura, però devo reagire, perché altrimenti non posso andare avanti, avrei scelto un altro mestiere, insomma, quindi non pensate mai che io sia un eroe, perché sono come gli altri, come tutte le persone normali che vivono la paura e che devono affrontarla perché ho deciso di fare questo mestiere. Ecco, Erasmo ha scelto il mestiere dello scrittore, uno strano mestiere, perché il mestiere di uno che scrive libri, che possono essere letti o non essere letti, in genere sono letti sempre tra di noi, insomma, anche gli stessi Filippo Calenda, sono tutti grandi professori universitari, insomma, ecco, e questi libri come questi invece andrebbero, ecco, proprio divorati, ecco, dalle belve del nostro tempo, ecco, perché potessero, insomma, in qualche modo finalmente mangiare, appunto, acquistare qualcosa che possa rendere migliore la loro natura, insomma. Perché poi il problema fondamentale, concludo, insomma, è questo: siamo buoni o cattivi? Cioè, siamo nati per il bene o per il male? Che cos'è il bene? Che cos'è il male? Certo, la guerra è male, perché non è possibile vedere delle mamme e dei bambini che muoiono, è evidente, no? Tutto questo. Ecco, ma come si fa? Non siamo riusciti a creare degli stati, non siamo riusciti a creare un mondo di pace. Quindi Erasmo forse piangerebbe da questo monumento che gli è stato innalzato, perché nonostante tutto quello che ha cercato di scrivere e di fare, in realtà si è reso conto che la pace forse è un'utopia, insomma, che il mondo continuerà sempre a farsi guerra. Bisogna solamente sperare che le cose poi possano in qualche modo calmarsi, insomma, quietarsi, come si dice a Napoli, perché la guerra è quello che è, insomma, quindi è l'unico sistema e poi è riuscire in qualche modo. Del resto, nella vita di tutti i giorni, perfino a Napoli, no? Si usa un'espressione che sarebbe certamente piaciuta, era la smoderata, Ulissa trova pace. Ulissa trova pace, cioè, perché poi tutti i guai che la stessa vita ci riserva nonostante noi, no? Anche se ne facciamo di tutto perché questo non accada mai, poi comunque questi comunque arrivano qualche volta e insomma ci danno un po' fastidio. Però l'importante è conservare sempre quella forza, quell'equilibrio, quel coraggio, ecco, non scoraggiarsi poi alla fine veramente mai, perché come diceva Leopardi, dopo la tempesta effettivamente può esserci poi la quiete, dopo questo fresco di questi giorni abbiamo avuto questa splendida giornata che ci ha colto in questa Calabria meravigliosa, con questa una spiaggia forse più bella del mondo, non so perché mio figlio no, è un polinese, non viene a Praia, vabbè, comunque sono fatti su. Vabbè, che insomma, spendere tanto quando qua, insomma, si poteva anche trovare una soluzione più completa, insomma, più o meno. Vabbè. E niente, sono stato quindi contento. Io penso che anche prima di me abbiate presentato altri libri, questa è stata un po' una soluzione, una provata, possiamo dire, del nostro presidente, anche quello di presentare dei libri territoriali, insomma, che abbiano a che fare soprattutto con il territorio, perché è vero che Erasmo guarda a tutta l'Europa, insomma, no? Ecco, però io sono sempre convinto che le cose si debbano risolvere in famiglia. Ancora oggi, per esempio, ancora oggi tra i vostri paesi c'è qualche rivalità, ancora oggi per delle stupide partite di calcio ci si uccide. Perché? E questa è la spiegazione di tutta questa storia, e veramente concludo. La vita e la storia non si legge sulla ragione. Poi quando vi innamorate non è che fate un calcolo. Questo mi piace perché è così. Mi piace per l'amore. Ed è inutile chiedere da padre o da madre, ma perché mi piace tanto? Mi piace. Per la mamma sola. La qualità, no? Questo mi piace. Quell'espressione. Quando la donna poi dice mi piace, è fatta. Cioè, poi dice mi piace.
è ancora più importante che se, se dice prima mi piace, invece forse mi sono innamorato, perché non si sa poi, non mi piace, da piacere la cosa, no? Insomma, perché dico questo? Perché la nostra vita non si svolge per ragione, cioè noi facciamo finta, diceva Pirandello, di ragionare, di fare, queste, ma noi viviamo di miti, cioè in sostanza la nostra vita è tutta costruita sui miti. Quando vediamo una donna bellissima che si è innamorata di un uomo bruttissimo, scusate l'espressione, volevo dire il contrario. Vabbè, allora, può capitare, com'è possibile? No, lo dice, ma come? A chi ferma, in quella maniera? Sono chiamato per conto brutto. Si è innamorato. Come fai a spiegarlo? È mito. Che diceva il tecce veniva. Ha minimizzato che l'uomo ha fatto da innamorarsi perdutamente di quell'uomo, non c'è nessun uomo più bello di quello. Ogni scarafone è bella, certo, ogni scarafone è bella, ogni è bella anche a chi si innamora di lui, per correggere anche, diciamo, Pino Daniele e qualche altro personaggio napoletano. Quindi la lista, prendiamola insomma per quello che è, ecco. Però, a parte l'amore, a parte quelle cose che appartengono, che anche le guerre, non so se siete d'accordo, ma le guerre non succedono solamente perché magari c'è una ragione storica precisa, eccetera. Questo sangue che ribolle in un popolo, in una nazione, no? E che sente di doversi scatenare come un vulcano che è stato spesso, diciamo, represso per troppo tempo, anche le rabbie, i nostri umori a volte, no? Che non ha ragione. Il rapporto maschio-femmina, per esempio, no? E a volte sono delle donne che improvvisamente vanno, non si capisce dove vanno a finire, insomma, è difficilissimo immaginare perché? Perché ci sono evidentemente forse delle ragioni, ma in realtà perché loro inseguono evidentemente un pensiero dominante che in quel momento le prende, le rende passionali, insomma, su questo argomento. Ma è mito, cioè non corrisponde alla realtà quello che sta dicendo, quello che sta facendo, la sta facendo. E in quel momento è una guerra, perché potrebbe scoppiare anche, perché tante coppie si uccidono? Succede questo, che in quel momento si perde completamente il controllo, no? Della situazione, non c'è più ragione, è solo mito, cioè c'è solamente la riflessione su questa cosa, da Cira così non piace di più. E basta, è finita. E questa è la guerra. E questa è la guerra, e per me è molto importante, perché invece tutti pensano, a cominciare dai politici, che tutto sia in fondo razionale. Anche Machiavelli pensava che fosse così, ma non è così. Moltissime cose della nostra vita non sono controllabili, perché a volte non dipendono neanche da noi, ma da questa natura che è dentro di noi e che noi non riusciamo spesso a controllare perché è più grande e più forte di noi. Siccome non l'abbiamo compresa per tanto tempo, perché la nostra vita, se Erasmo la rivedesse, potrebbe anche dire che tutto sommato è abbastanza sbagliata rispetto ai nostri impulsi naturali, no? Biologici, e allora evidentemente dobbiamo sfogare in qualche modo, e probabilmente la guerra è lo sfogo della storia, che è una bella definizione questa, cioè lo sfogo della storia, cioè una storia che è compressa e che adesso vuole esplodere, no? Vuole realizzare tutto quello che non si è realizzato in questo momento, quindi eccessi di trampa, le follie della gente che sgozza gli altri, tutto un mondo assolutamente paranoico, diciamo, che ci avvolge e di cui in qualche modo noi siamo vittime, spettatori, non dobbiamo fare niente, possiamo fare. Dobbiamo solamente augurarci di essere dominati e governati da persone che ci sappiano difendere, perché altrimenti non potremo fare niente. Tranne che declarare la nostra generosità, la nostra solidarietà a tutti questi poveri cristi che vengono tra i quali purtroppo si ammettono spesso anche terroristi e delinquenti che noi non riusciamo a identificare perché non siamo un popolo capace di affrontare a volte queste situazioni così più grandi di noi. Ecco, allora a questo punto forse questa nostra bontà è stata ripagata da qualcuno, perché evidentemente abbiamo accolto tanta gente. Noi avremmo meritato il premio Nobel, a parte poi gli imbrogli che abbiamo combinato con la solita fuori italiana, ma insomma per la pace, perché ma chi ha accolto tutta questa gente? Siamo stati solamente noi a prenderli, a curarli, a rivestirli, a rimetterli in qualche modo in sesto. Abbiamo realizzato in qualche modo il sogno di Erasmo, però dice appunto Erasmo, poi ma il mondo andrà sempre come non dovrebbe andare. Grazie per l'ascolto. Un grosso alzato.
Volevo ringraziare soprattutto per la lettura attenta e puntuale. Non c'erano dubbi, ma il professore dell'Episcopo, specie nell'ultima parte, ha messo il dito sulla piaga, che è quello in base al quale c'è la convinzione che la guerra risolva i problemi del mondo. Non è così. La guerra ne crea di nuovi. È anche più grave. Non si è mai fatta una pace dopo la prima guerra mondiale, per esempio, per non andare lontano, o la seconda guerra mondiale, dopo la quale non si sia detto non faremo guerre mai più, perché vogliamo vivere in pace, affratellate, eccetera. Dopo qualche mese invece le cose non sono andate come si auspicava. Il discorso è che nel 1517, non la sto pigliando così lontano per arrivare, non è annalistica la cosa, insomma, è apparso questo libretto, che è però una grande opera, dopo che l'anno prima era apparsa a firma di Tommaso Moro, L'Utopia. Sono due appuntamenti che la cultura italiana specialmente ha mancato di ricordare. Ecco perché io sono grato all'editore Franco Alimera, che ha avuto la sensibilità di capire che i 500 anni che sono passati dalla musicazione del lamento della pace in qualche modo andavano ricordati. Certo, è una piccola casa editrice, e però, ecco, proprio lì si annida il coraggio a volte, e la capacità di rischiare. Rischiare soprattutto sui grandi temi, perché oggi se volete vendere libri, basta che fate un ricettario e le 100.000 copie si fanno subito. Ma se parlo di grandi temi, di grandi problemi, che sono i problemi dell'umanità, la gente si gira dall'altra parte, sì e no se guarda la copertina, nemmeno la guarda, la prima e basta, guarda la immagine e ha finito lì. Il problema è che, per farlo in breve, perché oltre al fatto che non ho niente da aggiungere a quello che brillantemente ha detto il professore D'Episcopo prima, ci attendono altri impegni subito dopo, più è veramente un impegno di pace, perché a tavola si fa sempre pace, invece quando ci allontaniamo un po' già incominciano i motivi di contrasto e si scatena tutta la nostra aggressività. C'è stato uno scrittore, e c'è ancora, Alessandro Baricco, che ha tradotto e reinterpretato l'Iliade. Nella conclusione dell'Iliade lui ha scritto, diciamo la verità, la guerra è bella, le divise, le armi, i civili, gli erbe, eccetera, solo quando saremo in grado di creare la bellezza della pace, allora potremo realizzare un mondo riappacificato. È molto indicativa questa affermazione di Baricco, perché avete notato che i soldatini di piombo, le immagini, no, degli corazzieri, granatieri, eccetera, tanto di noi ce l'hanno in salotto, la mente esposta, perché la guerra appunto c'ha questo aspetto, e non si farebbe la guerra se non ci fosse anche questo aspetto. Ve la ricordate quella canzone che durante il Risorgimento si cantava, quando il soldato diceva alla mamma vanno tutti a combattere, devo andare anch'io, no? Per di più, diciamolo pure, la guerra che si combatte oggi e quella che si combatterà domani
purtroppo. Non è più la guerra a cui guardava Erasmo, che odiava il discorso sulla guerra, ecco perché l'ha intitolato il libro, in latino scriveva lui, Guerra e la pace, il lamento della pace. Sarebbe pure da tradurre la denuncia della pace, perché in conto questa. Lui ce l'aveva, soprattutto con il Papa di quel momento, Giulio II, che capeggiava personalmente in armi le truppe della Chiesa contro Bologna, per esempio. Allora le città italiane erano l'una contro l'altra armata. E allora ecco che scrive un qualcosa che imita Seneca con l'imperatore Claudio. La intitola è attribuita a lui e non l'ha smentito mai lui. Iulius exclusus e cielo, Giulio escluso dal paradiso. E rappresenta il Papa mentre va in paradiso e San Pietro gli dice: tu non sei degno di venire qua perché hai fatto sempre quello e hai addirittura non predicato la pace, predicato la guerra non solo, ma l'hai praticata, perché ti sei vestito con l'elmo e con la corazza dei combattenti e sei andato in armi in giro per l'Italia. Erasmo è un uomo europeo, ha detto il professore benissimo prima, non per niente le borse di studio che si chiamano Erasmus, è una delle prime voci dell'Europa.